Buonasera Davide, abbiamo il piacere di incontrarci dopo tanto tempo. Ci incontriamo in forma digitale, no? Online, perché, insomma, sia perché siamo lontani, no? E sia per tutto questo gran mondo che sta venendo. Bene, noi come la nostra associazione stiamo portando avanti un'azione informativa per far conoscere al nostro territorio di Fermo, tramite i mezzi che abbiamo a disposizione, un po' quello che succede nel mondo tramite persone del nostro territorio che stanno vivendo situazioni diversificate, no? Tu sei in Libano, se non sbaglio, da molti anni. Ecco, quindi abbiamo ritenuto giusto, bello, insomma, interrogare anche te, no? Quindi, per la prima cosa, ti presenti. Chi sei, cosa fai, da dove vieni? Mi chiamo Davide, parlo in questo momento dal Libano, non sono nato a Petrigli, ma cresciuto a Petrigli, e ho incontrato Franco all'ITIS, alle scuole superiori. Lui era il mio professore di religione, poi ci siamo persi di vista e ogni tanto ci incontriamo quando torno al paese, sempre meno ovviamente. Che vivo da circa 17-18 anni all'estero. Dopo l'istituto tecnico ho studiato filosofia, così, e poi ho iniziato, per finirlo ho fatto anche un master di comunicazione online e giornalismo online. Poi ho iniziato come volontario in una piccola associazione di Macerata, che ormai tanto piccola non è più, il GUS. Il bus, sì, è abbastanza grande adesso. Sì, e con il GUS ho iniziato a lavorare da volontario, sono diventato un po', insomma, un operatore, lavoravo con i rifugiati politici, poi da lì sono passato allo Sri Lanka dopo lo tsunami, ho vissuto per 3 anni, ho cambiato organizzazione, con un'organizzazione un po' più grande di Roma, la ISKCOS CISL. E ho lavorato e vissuto in Sri Lanka e in India per un totale di 4 anni quasi, e poi subito dopo sono andato a vivere a Gaza con un'organizzazione che si chiama Terre des Hommes, con la quale ho lavorato sia a Gaza che a Gerusalemme, che a Ramallah, insomma, sia a Gaza che nella West Bank. In E Palestina, poi insomma, ecco. In Palestina, sì, e Palestina. poi mi sono spostato sempre con la stessa organizzazione in Libano per quasi 4 anni e sono stato sia in tutte queste organizzazioni, sono stato il direttore paese, ovviamente con diverse responsabilità rispetto all'organizzazione, alla grandezza, insomma, dei programmi dell'organizzazione. E da un paio Ecco, d'anni. adesso dici quello che stai facendo adesso in Libano, no? Io ti ho ritrovato in Libano dopo tanto tempo che non ci incontriamo. Che stai facendo? Insomma, che cosa fate lì? Perché noi non si sente di Siria, se ne parla, a parte che adesso si parla solo del coronavirus, no? Però in Libano si parla molto poco, quindi abbiamo poche informazioni. Che cosa stai facendo da tutti questi anni in Libano? Allora, piano piano mi sono un po' specializzato in protezione dell'infanzia e educazione. E quindi mi sono occupato o di organizzazione o di programmi che si occupano principalmente di questo tema. Qui in Libano al momento io lavoro con AFSI, che è un'organizzazione di Milano, e la mia prima responsabilità è quella di gestire un consorzio di 3 organizzazioni, in realtà 4, due olandesi e due italiane, quindi AFSI, Terre des Hommes, Italia e Olanda e War Child, che sono tutte organizzazioni, insomma, che si occupano di infanzia, educazione e protezione dell'infanzia. E quello che stiamo facendo appunto è gestire e accompagnare i bambini che non possono andare a scuola, quindi con corsi di formazione non formale, e poi una volta che sono a scuola cerchiamo di aiutarli a rimanere al passo con i programmi, perché comunque i bambini con cui lavoriamo sono o rifugiati siriani o di altre nazionalità o bambini, diciamo,
diciamo, che vengono da fasce svantaggiate libanesi. E tra l'altro, purtroppo, in Libano, al di là della crisi siriana che ormai ha quasi 10 anni, 9, c'è una condizione economica, una crisi economica che negli ultimi 7-8 mesi è esplosa. Quindi abbiamo il 40% della popolazione che è sotto la soglia di povertà. In Libano e Beirut in qualche modo sono un po' conosciuti anche come un po' la Parigi del Medio Oriente, questa meta di vacanze dove puoi sciare e andare e fare il bagno nello stesso pomeriggio, perché puoi eventuare. Addirittura sciare? Sì, c'è una. Ci sono delle montagne molto alte e per la conformazione del Libano in un'ora, più o meno un'ora e mezza, sei dal mare, dalla spiaggia alla montagna di 3.000 metri con delle stazioni sciistiche, la più famosa si chiama Faraya. E appunto se sei fortunato a febbraio o marzo hai dei giorni di sole, tu vai al mare perché puoi andare al mare qui. L'acqua un po' freschina, però poi prendi la macchina, vai in montagna, dopo 2 ore puoi sciare. Bene, cioè sarebbe un Diciamo ambiente che da favola, insomma, ecco, sarebbe. Poi però. sì, è un po' come le Marche, solo che non ci sono le colline, si va direttamente dalla spiaggia alla montagna. Alla montagna, bene. Quindi ti ritrovi un po' a casa in un certo senso, no? Senza le tue colline, però insomma, ecco, messo tra il mare e la montagna. Senti, Sì, ma è infatti. vero che, cioè, in Libano io ho letto, insomma, la questione dei profughi. Praticamente, la popolazione di profughi è maggiore della popolazione locale? Ho letto qualcosa di sbagliato, oppure cioè che c'è Non esattamente. un'enorme quantità di profughi, no? Nei campi profughi, soprattutto siriani. Appunto, non esattamente, ma la quantità di profughi, ti faccio una proporzione, se accadesse in Italia, con le stesse proporzioni avresti 25 milioni di profughi, Quindi circa. poco meno Senza del contare, tra l'altro. 50%. Esatto, senza contare ovviamente i profughi palestinesi che sono qui dagli anni 40, dal 49, 48, insomma, sostanzialmente dalla Nakba, e che sono ovviamente alla quarta, quinta generazione, però non sono ancora cittadini libanesi, quindi anche sono circa 300.000. Quindi abbiamo più o meno le stime, sono 1,5 milioni di profughi siriani. 300 o 400 mila palestinesi, qualche centinaio, qualche decina di migliaia di iracheni e anche profughi che vengono dal Corno d'Africa in varie crisi. Il Libano è una terra in qualche modo di passaggio, lo è sempre stato da millenni. E negli ultimi appunto 50-60 anni è stata anche una specie di campo di battaglia di guerre tra le varie potenze regionali o mondiali, e quindi qui accade un po' tutto di riflesso. E quindi ovviamente però è anche una terra straordinariamente libera, perché è una terra che è fatta di tantissime religioni, tantissime comunità Sì, che sappiamo. per anni si sono anche ammazzate, però comunque è una terra dove c'è libertà c'è una discreta libertà, c'è un'assoluta libertà di culto, ma c'è anche una libertà sociale, civile, che in queste aree, insomma, difficilmente e soprattutto c'è una vicinanza anche culturale. E quindi ovviamente sono tanti mondi in un posto molto piccolo, perché poi più o meno è grande come le Marche, poco di più. E quindi, bene, ascolta, sarebbe interessantissimo, no? Magari un'altra volta ci facciamo un'altra intervista sulla situazione, diciamo, politica, eccetera, perché mi sono interessatissimo. Però adesso il nostro obiettivo qui è quello di vedere come si vive in questo tempo di pandemia, no? Quindi ecco, da questa situazione che tu hai descritto, che è quella del Libano, no? Con tutti queste appartenenze, già culturalmente già diversificato, ma poi con questi campi profughi. Ecco, come si sta vivendo questo tempo della pandemia? Per chi ce l'ha, si sta in casa molto, e non lo dico a caso, appunto, perché ci sono, come dicevamo, 2 milioni di profughi almeno che casa o non ce l'hanno
o ce l'hanno messa molto male. Ci sono anche tantissimi libanesi ormai, sempre di più, che vivono sotto la soglia di povertà. Come ti dicevo, a ottobre, in realtà anche un po' prima, ma a ottobre sono scoppiate grandissime proteste di massa, molto pacifiche, perché appunto la situazione economica è peggiorata tantissimo. E, solo per darti una cifra, circa 800-900 ristoranti, perché appunto Beirut è la città dello svago e dei ristoranti e dei locali hanno chiuso. La moneta locale, che valeva prima 1500 un dollaro, valeva 1500 lire, adesso al cambio al nero ne vale 4000 e passa. E molta gente ha perso il lavoro e quindi ovviamente, e soprattutto i più poveri, hanno perso quel poco di lavoro che c'era, molto spesso appunto un lavoro informale, al nero, giornaliero, eccetera, eccetera. Quindi questo ha peggiorato incredibilmente la situazione del paese e delle fasce più povere. Su questo si è inserito appunto l'emergenza del coronavirus in un paese dove appunto comunque la struttura sanitaria è più debole, grandemente più debole di quella a cui siamo abituati noi, insomma, in qualche modo europei, con tutti i problemi che ci sono. È una struttura sanitaria grandemente privata che quindi non si occupa molto di salute pubblica. E appunto. Quindi questa emergenza ha fatto esplodere ancora di più l'emergenza economica e sociale che c'era prima. Al momento ci sono poco più di 1000 positivi, circa 25 morti per il coronavirus. È vero anche appunto che la capacità di individuare e testare è molto inferiore rispetto a quella che conosciamo noi. Più o meno dallo stesso momento in cui l'Italia è andata in lockdown, anche qui siamo andati in lockdown, intorno al 10 marzo, io praticamente dal 10 marzo quasi non esco più, e poi dal 18 marzo hanno chiuso, praticamente imposto il coprifuoco, imposto le taglie alterne. Imposto la chiusura dei negozi, e la chiusura dell'aeroporto, dell'unico aeroporto che c'è ovviamente in Libano per voli civili, e quindi sostanzialmente siamo isolati da quel momento lì. Oggi, tra l'altro, c'è stato il numero maggiore, 63 positivi in una singola giornata rispetto ai giorni precedenti. Tre o quattro settimane fa il Libano, il governo aveva stabilito un piano di cinque fasi, quindi di 5 settimane per la graduale riapertura delle attività varie, eccetera, eccetera. Dopo 3 settimane però hanno cambiato idea, hanno imposto altri 4 giorni di chiusura totale, quindi coprifuoco dalle 6 del pomeriggio fino alle 5 del mattino, eccetera, eccetera. Poi adesso hanno gradualmente riaperto, però la situazione probabilmente sta peggiorando. Ieri hanno definitivamente cancellato l'anno scolastico, quindi la situazione sostanzialmente è questa. Ma le cifre, ma tu non so, è chiaro che il Libano è un piccolo paese, non ho capito quanti abitanti Mille. ci sono in tutto, no, quanti Ah, abitanti. sono. Abitanti sono 4 milioni e mezzo di libanesi più circa 2 milioni di non Quindi libanesi. sono grosso modo 6-7 milioni. Sì. Quindi le cifre che dici, viste dall'Italia, da ciò che abbiamo avuto qua, sembrerebbero contenute, no? Cioè non sono eccessive. Ma dipende perché così è o perché si fanno talmente tante poche, diciamo, pochi tamponi, poche ricerche, per cui non si sa quello che effettivamente sta avvenendo. È difficile dirlo. Allora, sicuramente le strutture libanesi, sostanzialmente c'è un ospedale soltanto che tratta i casi e 7 strutture a livello un po' locale che lo fanno. L'unica organizzazione in qualche modo che supporta
la copertura del territorio della Croce Rossa libanese, quindi sicuramente la capacità di fare test in qualche modo è inferiore. A questo aggiunge appunto una gran fascia della circa metà o più della popolazione in qualche modo che vive in condizioni appunto di povertà, che quindi riesce poco a spostarsi. Aggiungi i siriani, comunque i rifugiati, quindi anche palestinesi e le altre nazionalità che hanno un sistema sanitario a parte. Quindi questo probabilmente pone delle difficoltà all'identificazione, al test, eccetera, eccetera. È anche vero però che in qualche modo, a differenza dell'Italia o degli altri paesi europei che hanno aspettato un po', loro si sono mossi abbastanza in fretta, un po' perché appunto tutti quanti guardiamo internet, le notizie arrivano e quindi noi siamo andati in lockdown con qualche decina di casi, cioè probabilmente eravamo intorno ai 100 casi, forse anche meno, e quindi si sono mossi subito. Anche perché appunto erano cosci del fatto che se qui si arrivano a grandi numeri, le capacità delle strutture pubbliche e anche in parte di quelle private che sono state in qualche modo precettate sono molto scarse. E, oltre al fatto che se sei povero non hai accesso, fondamentalmente hai poco o nessun accesso Alla struttura alla sanitaria, assicurazione. alla La struttura sanitaria, cioè. diciamo che la gran parte delle persone che può fa un'assicurazione privata, Ah, ovviamente ok. anch'io ho un'assicurazione privata Certo, che fornita dalla mia beh, ovvio. organizzazione, perché diciamo, le strutture pubbliche normalmente sono molto, molto carenti, insomma il servizio è abbastanza scarso. Che se uno si vuole Sì. ammalare va nella struttura pubblica, insomma, ecco, va nell'ospedale pubblico per ammalarsi. Non Qui si so. dice che se ti ammali o hai un'assicurazione oppure muori. Ecco, quindi E e la scuola, hai fatto un accenno alla scuola, noi qua, tu hai ricordato che sono stato insegnante, sono ancora insegnante dopo tanti anni, ma mi manca poco, dovrei andare in pensione, però ecco, noi, per esempio, l'ITI è a tutte le altre scuole, ma noi in modo particolare ci siamo attrezzati, anche se presi totalmente impreparati, però insomma stiamo facendo praticamente scuola quasi normalmente, utilizzando questa tecnologia, no? Ecco, lì c'è cioè il computer, insomma, il digitale, ecco, lì qualcosa del genere c'è oppure assolutamente? Tu hai detto è stato abolito, è chiuso l'anno scolastico, cioè nel senso che non è stato considerato valido, quindi si deve ripetere, o hanno qualche, diciamo, tipo di didattica a distanza è stata avviata? allora, la didattica a distanza è stata avviata subito. Il problema è che qui ci sono varie didattiche a distanza, perché come tu sai, come ti ho detto, abbiamo allora, il settore pubblico copre normalmente un terzo dell'offerta di educazione, quindi 2/3 dei bambini normalmente e dei ragazzi vanno normalmente a scuole private. Poi abbiamo più o meno. Quindi il settore pubblico copre circa 300.000 bambini, la stessa cifra, la stessa quantità copre i bambini siriani o comunque rifugiati che appunto vanno normalmente al second shift, cioè c'è normalmente una scuola pomeridiana riservata ai profughi siriani. C'è un terzo sistema che è il sistema delle scuole dell'URWA che è riservato ai bambini palestinesi, di origine palestinese, e poi c'è un settore molto vasto anche di educazione non formale, che è un po' quello che faccio io con le organizzazioni con cui lavoro, cioè sostanzialmente quello di prendere il grandissimo numero di bambini che sono fuori da scuola, non sono mai andati a scuola, eccetera, eccetera, perché appartengono appunto alle popolazioni rifugiate, e inserirli in un percorso prima non formale di preparazione e poi cercare di inserirli a scuola. Quindi ovviamente qui hai quattro almeno sistemi scolastici, diciamo, alcuni in parte diciamo, sotto il controllo del Ministero dell'Educazione, altri molto meno. E
e quindi la situazione è già più complessa. Detto ciò, il Ministero ha iniziato, ha cercato di mettere su un sistema tratto basato, vabbè, noi stiamo in questo momento usando una risorsa, credo, Google, no? Mentre il Ministero ha utilizzato qui una risorsa basata su Microsoft Teams. Però appunto non ha mai considerato questo come didattica vera e propria, ma più come mantenere il contatto. Hanno anche messo in piedi un sistema di trasmissioni televisive, quindi di lezioni televisive, che però appunto non ci sono statistiche, ma non stanno funzionando bene. Il Ministero aveva in qualche modo cercato, pensato di a un periodo di un paio di mesi circa di interregno, diciamo, e poi pensava piano piano di riprendere le lezioni normali, spostando un po' più avanti l'anno scolastico e poi riducendo fino a che proprio mercoledì scorso, cioè quindi ieri, il Ministero si è reso e ha annunciato che l'anno scolastico finisce qui, continuerà una didattica a distanza per chi può seguire e verranno annullati gli esami e si ricomincerà l'anno prossimo cercando di dare supporto per evitare, insomma, per sostegno scolastico fondamentalmente. Quindi Ok. l'anno è valido, ma qui non ci saranno esami. Qui ci sono due tipi di esami normalmente, sono molto sentiti, perché sono un po' tappe della crescita dei bambini. Infatti, quando escono i risultati degli esami, di solito ci sono i fuochi artificio che si sentono in giro per la città. Ah, ok. Una festa. Una Esatto. festa. E quindi è stato tutto neutralizzato. E noi invece, tra l'altro, stiamo cercando di mettere su, abbiamo messo su dei sistemi a distanza per i bambini più piccoli e per i bambini appunto dell'educazione non formale. Cioè noi prendiamo dei bambini che sono o non sono mai stati a scuola e hanno 10 anni, oppure che sono fuori da scuola da più di 2 anni. E li inseriamo in dei corsi di letteratura e matematica di base, in modo tale che poi possano in qualche modo andare a scuola e avere speranza di inserirsi in un grado più o meno pari alla loro età. E questo è ancora più complicato perché per questo il Ministero non ha previsto nulla, essendo un settore che è fuori diciamo, dalla propria capacità, non Ok. responsabilità, ma capacità. Senti, allora un'ultima domanda perché qua il tempo, poi dopo i nostri potenziali ascoltatori, un'ultima domanda, magari brevemente, che prospettive ci sono adesso di riapertura, cioè che cosa si pensa? Se noi in Italia siamo alla fase 2, no? Che prospettive ci sono in Libano per i Come dicevo prossimi prima, mesi? Per i prossimi mesi? sì, no, la fase 2 si è interrotta in qualche modo perché sono ricominciati a salire i numeri e quindi la incertezza è ancora più grande di quella che era prima. Appunto, per la scuola ormai si pensa a ottobre, settembre-ottobre, qui l'anno scolastico inizia verso fine settembre più o meno. E per il resto, questo si va un po', diciamo, a tentoni. Il problema grosso è appunto che qui l'economia sta veramente crollando, ma già da prima. Cioè, il Libano è tecnicamente fallito perché non ha ripagato alcune rate del debito, ha elaborato, il governo è caduto, ci sono state molte proteste di piazza, che tra l'altro alcune sono continuate anche durante il lockdown, quindi la gente è talmente disperata che usciva sfidando, diciamo, l'ira dell'esercito e del coprifuoco, eccetera, eccetera. E quindi qui è buio pesto, non sappiamo bene, è impossibile fare previsioni. Previsione. Pensa a questo, che noi siamo, quando pensiamo ai nostri metodi a distanza, diciamo, ma magari il lockdown finisce, però poi se finisce il lockdown, ricominciano le proteste di piazza, perché noi da ottobre sostanzialmente abbiamo avuto anche delle interruzioni perché non potevamo girare, perché c'erano talmente tante proteste per strada, blocchi, scontri, eccetera, eccetera, che noi non potevamo portare i bambini ai centri. Quindi Quindi una situazione esplosiva, insomma, ecco.
una situazione esplosiva e appunto, come dicevo prima, siccome il Libano è sempre stato un crocevia, in qualche modo lo specchio di dinamiche molto più grandi del Libano, se il Libano va nel caos, significa che tutto l'equilibrio qua nel Medio Oriente è un po' è in pericolo, come tutti sappiamo, è sempre in pericolo, quindi boh, speriamo. Bene, Davide, ti ringrazio tantissimo a nome di tutti, insomma, la gente della mia associazione e tutti quelli che ascolteranno questa tua testimonianza, che è molto interessante, tragica ma interessante, insomma, per quello che stai vivendo. E quindi ecco, ti salutiamo e magari un'altra volta, ci riaggiorniamo per un'altra iniziativa.